Passiamo alla terza estrazione. Solo due, eh? Questa, ok, vediamo. Il percorso partecipativo Reti delle Riserve MAB UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria, avvenuto alle Terme di Comano del 28 del 10 del 2018, qui rappresentato, perché è una cosa immateriale, dal presidente del BIM del Sarca, mi pare, Gianfranco Pederzolli. E facciamo premiare all'assessore Renza Bollettin. Fai prima la foto, fai un selfie. La riserva di biosfera Alpi Ledrensi e Giudicari ha svolto il 28 ottobre 2017 il percorso partecipativo utilizzando la tecnica Open Space Technology, che ha coinvolto circa 170 persone ed associazioni culturali ed ambientaliste, ed in tale occasione sono state presentate 38 idee progetto su temi riguardanti le proposte di sviluppo economico, sociale e culturale nel territorio della biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Giudicaria, in equilibrio quindi con gli ecosistemi locali. Il tavolo di indirizzo nella seduta dell'8 febbraio 2018 ha successivamente selezionato e valutato le idee proposte e convocato i vari soggetti, individuando i focus group per la definizione di progetti concreti da inserire nella banca dei progetti della riserva della biosfera. In particolare è stato selezionato e dichiarato idoneo il progetto di mobilità sostenibile nel territorio della comunità Alto Garda e Ledro, che per soggettive difficoltà di carattere amministrativo è stato presentato in forma ridotta. Tale progetto prevedeva attività di studio, di ricerca, di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini residenti, dei turisti e degli amministratori. Nel prossimo futuro si confida per il finanziamento dell'intero progetto, che è complementare ai progetti specifici del piano stralcio della mobilità dell'Alto Garda e Ledro e del PTC delle Giudicarie. Si segnala pertanto come esempio virtuoso di percorso partecipativo e di democrazia diretta per un futuro sempre più ecologico e ambientalmente sostenibile. Grazie. Allora, siccome questo premio è stato proposto all'interno degli Amici della Terra dal socio amico della terra Ezio Viglietti, il quale mi aveva anche chiesto, mi farebbe piacere di premiarlo io, ma me ne sono completamente dimenticato, ma adesso faccio ammenda e gli do la parola, così ci dirà anche qualche parola in più su questa questione, su questo percorso partecipativo e sul problema dei percorsi partecipativi in provincia di Trento, che sta faticosamente prendendo l'avvio. Scuso velocemente con Ezio, perché ho voluto premiare l'ingegner Pederzolli per la lunga conoscenza nei 5 anni in cui sono stata assessore all'ambiente, quindi ci siamo visti più volte e c'è stata sempre una grande collaborazione. Grazie. Sì, insomma, praticamente c'è stata una guerra per premiare. Va bene, va bene. No, due brevissime parole per dire che recentemente abbiamo lavorato, io ed altre persone, a questo progetto di mobilità sostenibile nell'ambito UNESCO. Purtroppo l'iter è stato un po' critico e non siamo arrivati alla fine, nel senso che era un progetto essenzialmente di sensibilizzazione della cittadinanza al tema della mobilità sostenibile.
quindi le attività erano prevalentemente orientate per questo. E poi anche un'attività di studio nelle aree a domanda debole, quali la Val di Ledro e le Giudicarie. Purtroppo questo progetto in modo complessivo non l'abbiamo potuto presentare all'UNESCO. Stiamo trattando con la provincia, e termino qui il mio brevissimo intervento, per cercare di approvare, di dare un avvio a questo progetto, insieme ai progetti che dovrebbero scaturire dalla discussione del piano stralcio della mobilità sostenibile che la comunità Alto Gardelledro dovrebbe avviare al più presto. Questa è un po' la spiegazione. Ci sono state delle difficoltà di carattere burocratico che io personalmente ho esternato all'assessore, recentemente all'assessore Mauro Gilmozzi, e stiamo lavorando per cercare di superare queste difficoltà di ordine burocratico. Bene, ringraziamo Gianfranco Pedersolli di essere sceso a valle. Aspetta, però dobbiamo ancora sentire l'intervento interessato e diamo a lui la parola. Buongiorno, io in qualità di presidente della MAB, questo riconoscimento che è stato dato nel 2015 a Parigi a questo territorio della Val di Ledro, delle Giudicarie e a Riva del Garda, perché naturalmente si porti avanti la conoscenza e quindi il rispetto anche di tutto l'ambiente. È un metodo nuovo naturalmente di fare, perché l'avete capito, cioè è un metodo di lavoro dove è la base stessa che partecipa, dà le idee agli amministratori perché le possano prendere, valutare, fare sintesi e poi naturalmente proporre. Nascono naturalmente dai percorsi, quindi naturalmente partecipati, e soprattutto naturalmente, come si diceva anche prima, perché il valore dell'ambiente venga sempre più apprezzato ma soprattutto anche salvaguardato, è chiaro che dobbiamo conoscerlo questo ambiente. E quindi mi accorgo in particolare che la prima cosa da fare è soprattutto lavorare tantissimo su chi vive su questo territorio, perché spesse volte non lo conosciamo e quindi abbiamo per forza la necessità quindi di aprire. Una volta che lo conosciamo è molto più facile apprezzare. Questo è un breve DVD fatto proprio con queste motivazioni, dove io lo regalo volentieri agli amici della terra, perché anche nelle loro riunioni le possono guardare. Sono rappresentati i luoghi più belli di questa naturalmente zona, dal punto di vista naturalmente che spaziano dall'ambiente al comportamento umano, che può essere anche quello del vivere assieme, delle tradizioni che ci sono, degli usi civici, oppure nello stesso tempo anche per quanto riguarda la valorizzazione dei temi naturalmente medievali, ambientali, eccetera. E questo naturalmente ho detto, ne faccio dono agli amici della terra e vi ringrazio, perché naturalmente anche questo concorra perché naturalmente questo territorio sia apprezzato e valorizzato. Grazie. Ringraziamo Gianfranco Pedersolli e delle parole che ci ha detto e dell'omaggio che guarderemo con attenzione prossimamente.